In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. In questa domenica il Vangelo ci presenta un brano molto bello, con un'immagine della vite e dei suoi tralci per descrivere la presenza rinnovata di Cristo in mezzo a noi. Con quest'immagine, Gesù cerca di far capire agli apostoli qual è il suo rapporto con loro. E qual è il suo modo di permanere con loro nella resurrezione? Ed è un brano che parla a noi oggi, a noi come Chiesa, a noi come cristiani. Gesù lo dice molto, con molta chiarezza: Io sono la vite, voi il tralci. Chi rimane in me ed io in lui porta molto frutto. Il frutto che la nostra può portare dipende dalla qualità del nostro rapporto con Gesù Cristo. Per me come cristiani, per noi come cristiani, essere buono, essere generosi, essere solidale è frutto dell'unione con Gesù Cristo. Non è mai, come si suol dire, farina del nostro sacco, ma avviene nella misura in cui siamo consapevoli e prendiamoci cura di questa unione che abbiamo con Gesù Cristo, che si alimenta e si coltiva ogni giorno della nostra vita. E di questo Gesù è stato molto chiaro con questa immagine della vite e del tralci. Io sono la vite, voi il tralci. Senza la vite, il tralcio non ha vita. Quindi l'unione, la comunione con Gesù Cristo garantisce i frutti della vita che possiamo avere e che possiamo portare. Allora, l'impegno che possiamo prendere in questa domenica è proprio quello di coltivare l'unione con Gesù Cristo, sfruttando le varie occasioni che la Chiesa mette a nostra disposizione. Preghiamo in questa domenica affinché la nostra vita si abbondi di frutti di bontà, di generosità, di rispetto, di disciplina, di dominio di sé. Quali frutti della vita con Gesù Cristo? Il Signore ci benedica e ci doni la pienezza della sua stessa vita. Buona Pasqua.